assunto la decisione che, in seguito anche a questo incontro e alle parole del Presidente Chiodi, di cui informerò il Consiglio dei Ministri, che intenzione il Ministero per i beni e le attività culturali destinare dal 2011 in poi per 10 anni l'1% dei fondi Arcus per il recupero del centro storico dell'Aquila, dei centri storici dell'Aquila e del sistema culturale aquilano e abruzzese dei fondi Arcus. L'1% equivale ogni anno a circa 25-30 milioni di euro. Quindi questo vale quindi per 10 anni. Voi capite che questo è un grande impegno, un grande sforzo, non formale, reale, concreto. Essenziale il recupero del patrimonio storico-architettonico andato distrutto con il terremoto del 6 aprile 2009, così il ministro dei beni culturali Sandro Bondi dà la parola, assicurando che la ricostruzione dell'Aquila e del suo centro storico resta una priorità per il Paese e per il Governo. L'annuncio al termine di una riunione tecnica tenuta stamattina con commissario e vicecommissario Chiodi e Cialente, presidente della provincia, e i 3 sovrintendenti abruzzesi. Il recupero del centro storico dell'Aquila, cioè il fatto di poter rendere di nuovo vivo, non solo restaurare, ma rendere vivo per la cittadinanza il centro storico dell'Aquila, uno dei centri storici più importanti d'Italia, è un compito non soltanto degli enti locali, ma è un compito dell'intero Stato italiano.